Bisogna che a Roma lo Stato si renda conto della peculiarità del distretto. Ragazzi, io ho fatto il parlamentare nel 2013 e dal 2014 faccio il sindaco. Ho visto comuni, governi, ministri, sensibilità diverse. Ragazzi, questo è un distretto tessile, non può più fare da solo, anche nei controlli. Comune e regione hanno fatto 15.000 controlli a partire da settembre del 2014, ma abbiamo bisogno di rinforzare la nostra presenza dello Stato, perché con i numeri che abbiamo in prefettura, in questura, all'ispettorato del lavoro, in procura della Repubblica, non ci si fa. Non ci si va, perché questo è un distretto e ha delle peculiarità particolari. L'orditura Luana è un esempio, 20 dipendenti, di orditura di Luana ce ne sono a migliaia su questa città. La nostra azienda più grande ha 100 dipendenti, è un distretto diffuso che ha numeri pazzeschi, e allora dobbiamo avere una specifica attenzione da parte del governo. Deve aprire, questo è il distretto tessile più grande d'Europa, che ha ancora numeri dipendenti diretti di oltre 28.000 persone. Insomma, c'è bisogno di attenzione. Questa attenzione deve arrivare, e lo sforzo sta facendo l'amministrazione comunale e la regione è importante, è straordinario. Poi bisogna che ci sia davvero un rinforzo anche del presidio dello Stato. Aggiungo, c'è bisogno di formazione, perché purtroppo è saltata una generazione, purtroppo di formazione per i ragazzi che entrano ora nel tessile è più faticoso farla, perché mancano certe volte anche i colleghi esperti, maturi, che ti insegnano il mestiere. Bisogna ci sia formazione a terra, peculiare, specifica, per un lavoro iper specializzato come il nostro, perché l'orditura è diversa dalla tintoria, perché la sfilacciatura è diversa dall'anificio. Allora su questo bisogna avere un'attenzione particolare. Io lo sto dicendo da anni, io non solo io, lo hanno detto in tanti, l'hanno detto i nostri parlamentari, lo hanno detto i nostri presidenti della regione, in tanti l'abbiamo detto. Adesso, se non vogliamo che ancora la morte di Sabir a febbraio, la morte di Luana, i dolori atroci che tutto questo comporta siano vani, bisogna che ci siano interventi. Proveremo a continuare a dirlo finché qualcuno non ci ascolterà davvero. L'informazione di La Press è sempre a casa tua. Metti like a questa news e iscriviti al canale.